Non è sempre requisito per fare politica, noi tutti siamo onesti, abbiamo detto e ridetto, nessuno è condannato. Il Movimento 5 Stelle garantisce che i candidati non siano i candidati, non siano condannati né che indagati né che abbiano fatto più di due legislature. E la credibilità la acquisiamo, oltre per chi siamo, e ora vi spenderò le parole su chi sono io, anche perché il Movimento 5 Stelle non ha pietà per chi non rispetta queste regole. Noi li mandiamo via a calci nel culo, chi non rendi conta, chi vuole fare le due legislature. Non è del Movimento 5 Stelle, fuori! Allora, chi sono? Non li conoscete, due parole su di me. Sono Giacomo, sono di Carrara, sono un energy manager, mi occupo di energie rinnovabili e di risparmio energetico. Sono stato un piccolo imprenditore artigiano per 10 anni e da studente lavoratore mi sono laureato in scienze politiche e sono anche un formatore certificato dal centro di ricerca rifiuti zero di Capannoli, quello di Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente, uno degli inventori di rifiuti zero e dei promotori di rifiuti zero. Competenza, io metto un piccolo tassello a questo progetto. Il nostro programma l'abbiamo fatto veramente dal basso con la partecipazione di tutti i comitati e associazioni. Se fossimo stati noi al governo della regione, mai avremmo fatto questa riforma della sanità calata dall'alto. Mai. Prima avremmo sentito gli operatori della sanità, avremmo coinvolto i pazienti e in un metodo democratico, orizzontale, avremmo scelto un'altra cosa. Quindi siamo contrari alla riforma Rossi delle 3 ASD, perché lui elettoralmente fa passare da 12 a 3, il messaggio è un risparmio. Prima erano 12, ora sono 3. È una truffa elettorale. È una truffa elettorale, perché si accentrano ancora di più i poteri del governatore, che ha potere di nomina, nomina questa super mega dirigenti che a loro volta rinominano altri dirigenti di secondo livello, aumenta il livello di burocrazia. Perché vi sto parlando di sanità? Perché il 70% del nostro bilancio nazionale lo spendiamo noi cittadini. Attenzione, perché spesso si dice che la regione spende come se fosse l'entità terza. Siamo noi che spendiamo attraverso la regione, attraverso quelli che mandiamo lì e gli diamo la fiducia per spendere in modo efficiente i nostri soldi, senza clientelismo, spende quasi 7 miliardi di euro. Allora lì è necessario che dei cittadini onesti, liberi, non ricattabili, vadano a fare trasparenza. Allora vi annuncio una cosa bellissima. Sia che entriamo come forza di governo, quindi vincendo le elezioni, sia come opposizione, faremo una commissione di inchiesta sulla sanità, oltre che sull'AST, che sulla Monte dei Paschi. Sanità e Monte dei Paschi, e ora ne parliamo.